Buonasera ragazzi, 18 e 45, 24 ottobre, giovedì, Roma Dinamo Kiev, la terza gara della fase a gironi dell'Europa League 2024-2025. Allora, vi dico subito che la Dinamo Kiev è una squadra che è scesa dalla Champions in sostanza, nel senso che ha disputato gli spareggi, ha disputato alcuni turni, ho visto addirittura tre turni. Mi pare di aver capito quest'estate di spareggi che sono culminati poi, da quello che ho capito, dall'eliminazione patita dal Salisburgo nel doppio confronto del 21 agosto e 27 agosto, 0-2. La prima gara che ovviamente sarà giocata in campo neutro perché dubito fortemente che si possa giocare a Kiev in questo periodo, o comunque in Ucraina, e poi il ritorno 1-1, quindi la Dinamo Kiev, che è allenata da Oleksandr Shopkovskij, che gioca con un 4-3-3, scende in Europa League, dove va subito ad incontrare la Lazio, con la quale perde 0-3, e poi perde anche 2-0 dall'Hoffenheim. Insomma, ragazzi, veramente non vinciamo neanche questa partita. In un momento così complicato per la Roma, dove secondo me stiamo anche assistendo a un fenomeno di isteria collettiva, secondo la quale De Rossi, che non ha mai allenato, praticamente, allenato solo in serie, non ha mai allenato in Serie A, alla prima esperienza, improvvisamente ha poteri taumaturgici e miracolosi di prendere questa squadra piena di pippette e pippotte, trasformarla in una squadra molto competitiva, addirittura che può lottare per la Champions, arrivare addirittura in Champions League. E io vi ricordo sempre l'articolo che mi sono tenuto da parte, vediamo se lo trovo. Eccolo qua, l'articolo di domenica 1 settembre 2024. De Rossi sorride, patti rispettati, presto Roma da scudetto. Eccolo qua, io parto sempre da questa situazione qui per farvi rendere conto qual è veramente la situazione. Allora, addirittura la vedova di Agostino e di Bartolomei nei giorni scorsi ha sentito il bisogno di scrivere sui social che la Roma, vi prego, richiamate De Rossi, Juric è un uomo di calcio, capirà. C'è tutta una manovra orchestrata da alcuni media per riportare De Rossi. Ogni pretesto è buono per mettere foto di De Rossi, per parlare di De Rossi. Oggi c'è una foto su Roma News. De Rossi incontra Montella e quindi due, sì, è che bello rivederti, queste cose qua. De Rossi non è passato neanche inosservato in occasione di Italia-Belgio all'Olimpico in tribuna, che non a caso è andato a farsi vedere, perché è sempre meglio a questo punto farsi vedere. Se la Roma non batte la Dinamo Kiev, raga, è inutile girarci intorno, la panchina salta. Loro hanno già un nome, io non so se sarà De Rossi, se non sarà, però il discorso che molti fanno, vabbè, ma De Rossi in fondo è già libro paga, quindi è la soluzione più semplice, è un discorso idiota, perché i freaking, come vi ho dimostrato nei video precedenti, hanno 6 miliardi e 400 mila euro di patrimonio stimato. Non mi ricordo, mi vado a memoria una cifra del genere. Cioè, ce l'hanno già dimostrato anche con Mourinho. Non è proprio quello il punto. Cioè, se loro vogliono prendere un allenatore che costa 7-8 milioni all'anno, lo prendono. Il problema è convincerlo a venire. E questo è il punto, perché io continuo ad avere seri dubbi che Allegri in questo momento qua, indipendentemente dai costi, accetti una sfida, perché qua questa è una sfida. Cioè, tu devi trasformare gente che non sta stoppando pallone, non è semplice senza avere il tempo. Più
ragionevole invece dire l'unico che si può prendere in questo momento è De Rossi, perché comunque avendo fatto lui la preparazione di questa squadra, conoscendo perfettamente i giocatori, in pochissimo tempo è in grado teoricamente di, cioè sa perfettamente con chi ha a che fare. Questo è già un altro tipo di discorso, ma io onestamente non credo che la Roma non vincerà con la Dinamo Kiev, perché ce lo dicono anche i risultati di cui vi ho parlato poc'anzi. Cioè, questa è una squadra che ha perso col Salisburgo, ha perso con la Lazio, ha perso con, abbiamo detto, l'Hoffenheim, che sono squadre non certamente di primo livello. In campionato vince quasi sempre, mi immagino che starà nelle mie posizioni, non ho visto che ha vinto quasi tutte le ultime partite tranne una che ha pareggiato. Non so, ripeto, in quali condizioni viene poi giocato un campionato in un paese che ha queste problematiche, dove saranno giocate le partite, non ho idea, ma è chiaro che la squadra già è tanto se va in campo con tutti questi, con tutte queste preoccupazioni. Cioè, qui si parla di ragazzi che vanno in campo sapendo che da un momento all'altro potrebbe arrivare un messaggio sul telefono che è venuta a mancare qualche persona cara sotto i bombardamenti. Cioè, sono anni drammatici per gli ucraini. Quindi io che la Dinamo Kiev venga a Roma a fare il risultato, sinceramente faccio molta fatica a pensarlo. Però anche vincendo questa partita, che noi dobbiamo vincere anche per motivi di classifica, avendo purtroppo pareggiato nella fatale partita con l'Atletico Bilbao, che sarebbe stato molto importante vincere il 26 settembre, poi il 3 ottobre abbiamo perso clamorosamente, sorprendentemente, con l'Esbok 1-0. Quindi c'è poi questa partita. Se non dovessimo vincere, cominciamo a diventare un po' problematica la classifica. Le partite successive sono Union Saint-Gilloise Roma, la squadra belga, Tottenham Roma, Roma Braga, Roma, scusate, AZ Alkmaar Roma, Roma Eintracht Francoforte. Il pericolo è che Juric, che non è né cieco e né scemo e neanche inesperto, vedendo la limitatezza della rosa, anche proprio quantitativamente parlando, faccia ragionamento: questi vogliono il quarto posto a tutti i costi. Io in Europa League più di tanto non posso fare, posso andare avanti, ma poi mi fermo ai quarti, mi fermo alla semifinale. Come fai a vincere un'Europa League questa squadra qua? E quindi che possa decidere a un certo punto di puntare molto forte sul campionato. Questo è un po' il pericolo, e che se vada un po' a riproporre quello che è successo lo scorso anno, che poi magari alla fine arrivi quinto, sesto, non riesci a qualificarti, ti sei giocato anche le coppe perché non ti sei fatto eliminare, perché hai destinato tutte le tue energie al campionato. Io vedo delle analogie tra questa squadra, questo campionato e quella, e quello dello scorso anno, che anche quello partì male, le prime partite con delle battute d'arresto clamorose, con la Salernitana e il Verona. Quest'anno sono state col Cagliari e l'Empoli, ma ci sono delle analogie. Anche lì ci fu un calciomercato condotto negli ultimissimi giorni, con giocatori che arrivarono al campionato iniziato. Lo stesso Lukaku, se mi ricordo bene, arrivò al campionato iniziato. Quindi ci sono queste analogie. Però la domanda che io mi pongo è fondamentalmente questa. Guardate che sto cercando anche il calendario di Serie A. Vabbè, la Roma batte la Dinamo Kiev. La Roma, io vi dico, batterà la Dinamo Kiev anche abbastanza facilmente. Magari segnerà pure con la pippa dei Pellegrini, così comincerà la gente a tornare a dire che Pellegrini è forte, eccetera, eccetera. Ma poi c'è Fiorentina-Roma il 27, 3 giorni dopo. E Fiorentina-Roma in questo momento è una partita che mi preoccupa molto, perché la Fiorentina è una squadra in fiducia che segna molto, viene dallo 0-6 di Lecce, la vittoria di Lecce. Hanno cambiato tanti giocatori, uno glielo abbiamo anche consegnato colpevolmente noi, che si chiama Edoardo Bove. Se perdiamo con la Fiorentina, la
Io sinceramente non lo so se Juric regge. L'unica cosa che posso pensare è che la partita dopo è Roma-Torino il 29, 2 giorni dopo, pensate un po'. Ma possibile che sia solo 2 giorni dopo? Ma sembra strano. Non è che mi sono sbagliato io a scrivere, ma devo controllare meglio. Allora, essendo Roma-Torino, uno potrebbe dire, vabbè, il Torino l'allenava lui, conosce tutti i giocatori nei minimi dettagli, quindi chi meglio di lui può preparare in questo momento Roma-Torino? Questa è l'unica cosa che lo può salvare, però il malcontento è palpabile, cioè lo percepisco io solo da Genova, solo ascoltando un po' in streaming le radio romane, cioè la gente è proprio stanca, è stanca di ripetere sempre le stesse cose, di avere sempre gli stessi problemi, sempre negli stessi ruoli, sempre con gli stessi giocatori, di vedere questa squadra che non è mai capace di concludere in porta come si deve. Poi purtroppo io come osservatore, non molto distaccato per la verità, però come osservatore, diciamo, tra virgolette, penso abbastanza competente, non solo di cose di calcio, ma un po' di comunicazione in generale. Cioè, purtroppo io mi rendo conto che Ivan Juric non è entrato nei nostri cuori, cioè non lo vedo anche da commenti di alcuni amici che conosco da tempo sui social. Non è un nome che scalda, ecco. Ranieri in questi giorni ha parlato di un clima di freddezza nella Roma società e calci vari, nel mondo Roma. Il tema della freddezza, che sapete che è proprio quanto di più in antitesi possa essere con il romanismo, no? Che sappiamo che è la tifoseria molto calda e passionale di una città che è altrettanto calda, colorata, solare, passionale. Ed eccessiva, perché il romano è eccessivo in tutte le sue manifestazioni, come molte città, molti popoli, diciamo, del centro-sud. E questa freddezza americana, slava, come la volete chiamare, greca, dei personaggi francese, dei personaggi che negli ultimi tempi hanno soggiornato, lavorato a Trigoria, si percepisce e non ci piace. Non ci piace. Penso che fosse molto significativo, no, lo striscione della curva sud nella scorsa partita. Il vostro silenzio, mi ricordo, la vostra assenza è talmente palese che avete fatto parlare un francese, no? Avevo già segnalato a suo tempo, non c'è niente di male che parla un francese in un momento delicato, però se imparasse l'italiano dopo mesi che sta qua, non è che sarebbe almeno qualche parola, insomma, se riuscisse a esprimersi un po', non sarebbe male. Io tra l'altro non ricordo di aver sentito parlare anche la Lina Soluku in italiano, e Soloku come si chiama. Quindi i freaking, se sanno dire ciao è tanto. Sono cose che allontanano i tifosi. Non è che si vive solo di campo, anche perché per quello che propone la Roma in campo cioè, è una proposta molto misera in questo momento. Quindi ci vorrebbe in questo momento uno che un dirigente, un CEO, un direttore, poi perché si deve chiamare CEO, non si può chiamare direttore, tutti i misteri. Oggi, durante la radiocronaca di Milan Bruges, finita 3-1, stavo sentendo il telecronista, il radiocronista, non mi ricordo il nome, forse non l'ho neanche sentito, che faceva la radiocronaca con Collovati. Loro facevano a un certo punto il tifo per il gol di Camarda, che era subentrato, perché sarebbe stato il gol segnato dal giocatore più giovane della storia del calcio, non del Milan, del calcio in Champions League. Segna Camarda, ma poi, quindi grande esultanza dello stadio, dei radiocronisti di Camarda, dei genitori di Camarda inquadrati che scoppiano a piangere, la sorella di Camarda che scoppia, dopo 2 minuti, gol annullato. E il radiocronista proprio
si è lasciata andare ad uno sfogo che secondo me gli costerà anche un richiamo, perché lui praticamente sosteneva che non c'era fuorigioco, era un fuorigioco millimetrico, ma alla fine ha detto ormai il calcio l'hanno rovinato, era più bello il calcio di una volta, e soprattutto ha ripetuto diverse volte questo concetto. E soprattutto, più si andrà avanti, andrà sempre peggio. Ormai non si può sperare di tornare indietro e migliorare le cose, peggioreranno sempre. C'è stato veramente uno sfogo in piena regola di un professionista che, tra l'altro, secondo me è pure un po' sbagliato da un punto di vista tecnico, nel senso che deontologico tu devi raccontare, non devi troppo esprimere giudizi politici, tra virgolette, su come viene condotto, cioè questo sfogo lo posso fare io, ecco, che non mi paga la RAI, non mi paga il servizio pubblico, capito? Non so se mi sono spiegato, comunque vabbè. Quindi è cambiato tutto, indubbiamente, però molte cose sono anche migliorate, non credo che sia cambiato tutto in negativo, però ecco, io in una società di calcio perché lo devo chiamare CEO e non direttore? Sinceramente qualcuno un giorno me lo spiegherà, perché tra l'altro non si dice CEO, lo so che non si dice CEO, si dice, si pronuncia zio, zio, no, zio, ma bah, io era tanto bello quando c'era il direttore sportivo, generale, non so, il direttore generale, bah. Quindi questa voglia di diventare tutti inglesi, americani, in tutto e per tutto, io la capisco fino a un certo punto. Non la critico, ma non comprendo qual è il valore aggiunto di chiamare il direttore sportivo zio. Ecco. Allora, quindi la freddezza sicuramente c'è. Una grandissima preoccupazione tra i tifosi della Roma c'è, che si sta cominciando a manifestare con gli scioperi della Sud di mezz'ora, di un quarto d'ora, ma se continua così, un giorno la Sud non entra proprio allo stadio, ve lo dico prima, perché cioè, se noi non battiamo la Dinamo Kiev e perdiamo a Firenze, a Roma Torino ci vanno i fricchin e i ghisolfi a vedere la partita, parliamo di chiaro, perché anzi vi invito io a non annaccio allo stadio, rimanete fuori. Vi portare un bel panino da casa come si faceva una volta, vi sentire la partita con la radiolina come si faceva negli anni 80 fuori dallo stadio, e a quel punto vanno veramente messi con le spalle al muro, soprattutto i giocatori. Quindi 24 Roma Kiev, 27 Fiorentina Roma. Io ho 29 ottobre Roma Torino, ma è possibile che dopo, solo dopo 2 giorni si giochi? Me lo andrà a controllare, magari sarà stata poi spostata questa partita. Poi abbiamo a novembre Verona-Roma, Roma-Bologna, Napoli-Roma, che sono le uniche 3 partite di novembre, perché mi pare di capire che c'è la sosta per la nazionale. Vediamo un po' di capire questa cosa della sosta a novembre, che ci riesco al volo. Allora, a novembre, ultime 2 partite di National League, Belgio-Italia il 14 novembre, e poi c'è a San Siro, Italia-Francia, qualche giorno dopo. E poi a fine anno sorteggio per i gruppi di qualificazione al Mondiale 2026 in Canada e Stati Uniti. Allora, io dico questo. Le prossime partite di campionato sono brutte, ragazzi. La partita più facile a Verona, che è una squadra che se avesse battuto ieri sera il Monza invece di perdere in casa, sarebbe sopra la Roma in questo momento in classifica. Questa è la partita più, tra l'altro, di 2 punti. Questa è la partita più facile, altre tutte molto complicate. E poi, tra l'altro, dopo Napoli-Roma del 24 novembre c'è anche un Roma-Atalanta il 1° dicembre. È una fase critica. Una fase critica. Cosa vogliamo fare di questa Roma Dinamo Kiev? Vogliamo mettere un'altra volta gli stessi giocatori che hanno giocato contro l'Inter, così si sfondano per bene pure ancora di più e si stancano, eccetera, eccetera? Direi di no, direi di no. Quindi io direi sicuramente facciamo riposare uno tra, in una partita del genere, tra Mancini, che anche Mancini non è, lo vedo molto in palla, e Ndicka, che è uno che gioca sempre. Uno di questi due, se non addirittura tutti e due, devono riposare. Facciamo riposare sicuramente anche Cristante, che gioca sempre in alto, che tira sempre la carretta, ma dovrà tirare il fiato stomo, no?
Allora, io dico questo. Abbiamo preso questo Saud Abdulhamid. Çelik sta giocando malissimo. Se non lo facciamo giocare con la Dinamo Kiev, questo veramente non gioca più. Quindi a sto punto, vediamolo sto cazzo di giocatore, che se non altro corre. Io vi dico questo. Abdulhamid non è una sega come molti stanno raccontando. Non è una sega, è un ragazzo che ha grandi capacità atletiche, che con quattro falcate fa 20 metri, hanno una progressione nel breve impressionante. Va in campo, gli tremano le gambe. L'ha da tante volte indietro perché mi ricorda Ndicka le prime partite, stop e da indietro, stop e da indietro, stop e da indietro, perché si trova in un universo più grande di lui, non solo su in un tipo di calcio, un universo diverso per mille motivi, per mille motivi, dalle abitudini di vita, la lingua, qualsiasi cosa. Deve inserirsi in una squadra che sta anche avendo un sacco di problemi anche tattici, tecnici. Queste prime partite l'ho visto in alcune situazioni difensive molto distratto, nel senso non ha fatto gli strafalcioni, ha fatto però, ho visto un giocatore che quasi quasi cercava un po' di nascondersi, ecco, in alcune situazioni, ecco, come lasciando il compito al compagno più esperto di metterci una pezza. Quando avanza, emerge appunto questa grande velocità, però prima di prendere iniziative significative, ecco, io mi ricordo un tiro da fuori con l'Elfsborg, abbastanza nel secondo tempo, che ci ha provato, insomma, la palla andava molto alta, però insomma, perlomeno ci ha provato, ma poco altro mi ricordo. Però questo ragazzo ha bisogno di un po', di sentire un po' di fiducia, va incoraggiato, e ha bisogno di giocare, perché se non c'è. Lo dobbiamo vedere in campo, dobbiamo capire se è un giocatore che è in grado di stoppare una palla, di passare la palla, di crossare, di andare sul fondo, di triangolare, di dialogare, che quali sono le sue caratteristiche. Ma io, per come sta giocando Çelik, non negli ultimi tempi, ma negli ultimi mesi, io non comprendo come un Abdulhamid contro una squadra come la Dinamo Kiev possa fare più danni di Çelik. Ecco, io questo sostengo. Io non credo che possa fare più danni di Çelik. Magari con la Fiorentina non può giocare perché non ha abbastanza esperienza, lo prendono di infilata con palle lunghe in verticale, possono metterlo in mezzo facilmente. Ma io me lo giocherei. Quindi io andrei a fare Svilar. Vabbè, è una partita questa, secondo me si poteva anche provare Ryan, però forse è prematuro perché, cioè, pure Ryan, cioè, se non gioca mai, pure questo, cioè, Ryan domani sera dirà: certo che se non ho giocato mai con la Dinamo Kiev in Europa League, non gioco mai quest'anno, forse farò una partita di Coppa Italia con la Sampdoria, ecco, a dicembre, 18 dicembre pare che sia, ma comunque. Io non sono in grado di dare una valutazione su Ryan perché non ho visto solo all'opera in un amichevole di precampionato. Non mi sembra una pippa, però non lo conosco bene. Comunque, diciamo Svilar. Io dico una cosa semplice: Mancini, Hummels, Hermoso. Io questo dico. Oppure Ndicka. Al posto di Hermoso, però io Ndicka lo vorrei far riposare un po', perché pure lui ha fatto una grande partita contro l'Inter, ha recuperato un sacco di situazioni, e è un giocatore che sta crescendo tanto, ci serve in questa squadra e bisogna dargli atto di essere migliorato tanto.
È diventato un giocatore più intraprendente, che ogni tanto viene anche avanti, e sta dimostrando di non essere una pippa come io invece all'inizio pensavo, proprio perché, come sta accadendo adesso ad Abdulhamid, era molto timido, era molto, aveva paura di rischiare la giocata, doveva proprio ambientarsi. Allora, quindi io metterei questa linea difensiva, Mancini, Hummels, Hermoso. Poi mettere Abdulhamid a destra, Angelino a sinistra perché non vedo altre possibilità. Va bene. Poi io metterei Lefè, il quale Lefè, che visto che non ha mai giocato fino adesso, cioè praticamente è stato infortunato, perlomeno un tempo se lo potrà fare con la Dinamo Kiev, no? Lefè non è una pippa. Cioè, non, tecnicamente è un giocatore che sa giocare a pallone, è un po' frenetico se si libera sempre molto velocemente dalla palla, però la palla la gioca, la stoppa, non è una pippa. Piccolo Otto, certamente per quello che è stato pagato, è chiaro che è stata una follia prendere Lefè, non parliamo poi di Sulè. Sulè è un giocatore che sembrava pagare 16 milioni, 17, 18, 15, 14, ma 30 milioni è una follia. Io pago 30 milioni su Lè, me tengo Lukaku, faccio uno sforzo, che cazzo, ragazzi, cioè veramente 30 milioni su Lè è una cosa senza senso, indipendentemente da come sta giocando. Comunque, io Pisilli sicuramente lo voglio vedere in campo con la Dinamo Kiev, perché questo è un giocatore giovane che deve mettere tanti minuti nelle gambe e trovarsi in quelle situazioni di campo, dove lui comincerà a capire che non deve farsi ammonire tutte le partite. Allora, come devo fare per non farmi ammonire tutte le partite? Devo entrare in una maniera diversa, deve essere un po' più, meno, quando mi muovo, meno. Lui c'ha un modo di muoversi, no? Che, come le posso dire, è vistoso, cioè si fa proprio notare, un po' come se muoveva Ebram, no? Che si muoveva, che sembrava che si perdeva i pezzi per strada da solo. Oggi mi sono andata, stavo ripensando a Ebram, che come sapete si è infortunato con il Milan nel tentativo di colpire una palla respinta dal portiere. E ho detto, ma Ebram, ma fammici pensare un po', ma come faceva a segnare la Roma tutti quei gol? Come faceva sti gol? Me li sono andati a rivedere tutti i gol che ha segnato nell'anno della Conference League, perché nei 26-27 gol che ha segnato quell'anno, con 7 assist tra l'altro, ce ne sono tanti anche segnati in Conference League. Ed effettivamente Ebram molti gol li ha segnati praticamente a porta vuota, nel senso palla rasoterra spesso di Cardoff, che veniva messa al centro e contro difese molto allegre, questo arrivava al centro della porta e la metteva dentro. Ne ha fatti tanti così, solo uno molto bello in rovesciata, che non ricordavo. Spalle alla porta, se vi capita di vederlo, credo che sia una gara della fase a gironi. Quello un bellissimo gol. Gli altri, tutti gol praticamente davanti alla porta, uno anche bello di testa ma poco marcato. Quindi li faceva così e ha fatti così quell'anno. Era una Roma che girava molto quell'anno con questo gioco rasoterra, che veniva in palla, che veniva portata avanti sia da Mkhitaryan che da Zaniolo e anche da Cardo sulla destra quell'anno. Poi mettevano sempre sti palloni in mezzo e Ebram finalizzava. Lo abbiamo purtroppo sopravvalutato questo giocatore. Pisilli è un altro che quando si muove deve cercare di dar meno nell'occhio. C'ha proprio un modo di correre che è un po' vistoso. Allora, quando fa fallo sembra che gli passi, che cammina sopra i giocatori, ma non è così. Deve imparare a essere un po' più, come dire, non elegante, essere un po' meno, dare meno nell'occhio, come dice, adesso non mi viene l'aggettivo. Quindi io direi a centrocampo Abdulhamid, Lefè, Pisilli, Angelino, poi ci possiamo mettere anche un quinto, che potrebbe essere anche Coné, visto che comunque è uscito presto con l'Inter, quindi potrebbe essere anche riposato. Poi, quindi, o due punte. Abbiamo bisogno di Dybala per battere la Dinamo Kiev.
Ma io, la verità, io sapete come giocherei con la Dinamo Kiev? Io giocherei con Dobby che Shomurodov a sto punto. Cioè, Shomurodov tanto non gioca mai. A sto punto lo facciamo giocare e vediamo come cazzo sta messo. Perché se non gioca mai, questo poi non lo sappiamo neanche come gioca. Cioè, ma potrà giocare con la Dinamo Kiev? Quindi la mia squadra sarebbe questa: Svilà, Mancini, Hummels, Hermoso, Abdulhamid, Lefè, Koné, Pisilli, Angelino, Dobbik, Shomurodov. Io questo farei, perché tanto Shomurodov ce l'hai sul groppone, no? Non lo puoi far giocare a Firenze col Torino, cioè, ma manco col Verona può giocare a Shomurodov. Quindi a sto punto magari te fa un gol e lo vediamo un po', se gasa un po'. Ma se io il 27 gioco a Firenze, a me Dybala mi serve a Firenze, non mi serve con la Dinamo Kiev, ragazzi. Quindi, oppure cercare di recuperare il povero Sulè, visto che ha tutti questi problemi, magari trovasse in gol, visto che non ha ancora mai segnato, potrebbe essere un'altra interpretazione anche questa. Allora, fare magari 4 a centrocampo e 2 dietro Dobbik, per esempio Baldanzi Sulè. Perché che lo, pure Pellegrini, tanto giocherà Pellegrini, ma che non lo so, figuriamoci se non fanno giocare Pellegrini. Ma Pellegrini con la Dinamo Kiev che cosa mi deve dimostrare? Fatemi capire. Già con l'Hesborg non partì dal primo minuto, no? Cioè, che mi deve dimostrare Pellegrini? Quindi io a questo punto cerco di far segnare magari un gol a Baldanzi, di ripiare un po' sul povero Sulè, di dare fiducia a Shomurodov. Oppure magari faccio una staffetta Dobbik-Shomurodov, così faccio riposare anche un po' Dobbik che mi serve tanto a Firenze. Faccio il primo tempo a Dobbik che magari mi segna anche un gol. Secondo tempo a Shomurodov se il risultato me lo consente. Una cosa del genere. Quindi io quello che soprattutto voglio vedere di questa partita è questo. Innanzitutto voglio vedere in campo Hummels, perché io devo capire Hummels in quali condizioni sta. Perché non è possibile che questo ancora non è in grado e scende in campo ed è lui stesso che sta dando segni di nervosismo in tal senso. Poi voglio vedere in campo Hermoso, o tutta la partita, un'ora, perché anche questo giocatore voglio capire in che condizioni sta. Perché se questi due giocatori fossero in buone condizioni, io dico una difesa Mancini, Hummels, Hermoso, magari anche addirittura a 4, Mancini, Hummels, Ndicka, Hermoso, Mancini, Hummels, Hermoso, Ndicka, è una signora difesa con uno Svilà in porta, se questi giocatori stanno bene, ed è una signora difesa che potrebbe cambiare tante cose. Quindi io voglio vedere Mats Hummels, voglio vedere assolutamente Abdulhamid, perché dopo questa partita non so nemmeno quando lo rivedremo, lo voglio vedere anche 90 minuti in campo. Voglio capire tutto di questo giocatore. Voglio capire se è stata semplicemente un'operazione di facciata, di merchandising, di pubblicitaria, chiamate come mi pare, di strizzare l'occhio al mondo arabo, ai potenziali acquirenti arabi per vendere le magliette in Arabia. Voglio capire se è un giocatore di calcio o se è un venditore di tappeti. Fatemelo capire. Lefè lo voglio vedere in campo perché con quello che l'abbiamo pagato, se no abbiamo visto pochissimo e voglio capire anche lui a cosa ci può servire. Per me è un giocatore che non serviva alla Roma per come gioca la Roma, però adesso ce l'abbiamo e voglio capire che tipo di giocatore è. Pisilli lo voglio vedere perché questo è un giovane che bisogna farlo giocare in questo momento. Va bene. Ma non vi ripresentare un'altra volta con Celic e Zaleski perché non è proprio il caso, cioè non è il momento proprio. Cioè, questi adesso sono due giocatori che si devono accomodare in panchina e devono lavorare per cercare di non essere perlomeno dannosi alla squadra quando vanno in campo. Devono ragionare, riflettere, allenarsi, capire. Che serve un altro tipo di concentrazione quando si va in campo con la maglia della Roma, soprattutto in partite importanti come quelle contro l'Inter. Ma tu quando giochi contro giocatori come Çalhanoğlu, Lautaro, Thuram, Mkhitaryan, ma tu perdi un pallone, ne fanno una capoccia così, regali un pallone come in occasione del gol di Lautaro.
ma non ti perdona nessuno. Quindi la concentrazione deve essere massima per 95 minuti. Queste sono partite che si vedono sugli episodi, anche su un solo episodio. Quindi Celic e Zaleski in panchina a riflettere. Sono indisponibili ancora Sharawi per infortunio al polpaccio e naturalmente Seremeke per la frattura composta del malleolo mediale. Nel Kiev sarà squalificato il solo Braharu. La formazione nemmeno me la leggo perché innanzitutto è veramente complicata da leggere, ma tanto su tutti i giocatori che non conosco, quindi sinceramente non sapevo cosa dirvi. La partita è assolutamente da vincere, sarà vinta con almeno due gol di scarto, può uscire fuori anche una goleada in questa partita qui. Nel caso che dovessimo non vincere questa partita, altro che i super sfoghi che siete ormai abituati a vedere su YouTube, cioè ne vedremo veramente di tutti i colori, perché sarebbe veramente l'inizio di una stagione horror, una stagione horror che non si saprebbe dove, non si sa dove veramente ci potrebbe portare. Io guardo i dati obiettivi sono questi. La Roma ha dei grandi problemi. Ci sono alcuni giocatori che tecnicamente non sanno stoppare il pallone, non possono giocare in Serie A. Ivan Juric non è entrato purtroppo nei nostri cuori, probabilmente non è nelle nostre corde. Mi dispiace perché è sicuramente un professionista serio che ha anche esperienza, però questa è la realtà in questo momento. I tifosi sono sul piede di guerra nei confronti della società. C'è una frangia anche tra i miei follower di persone che vogliono il ritorno di De Rossi e che sono dei De Rossiani convinti. Premesso tutto questo, secondo me, in un casino del genere, l'unico che potrebbe, in caso di altri problemi, di risultati che non arrivano, cercare di dare dignità a questa stagione, che si chiama Claudio Ranieri. Non ho proprio dubbi su questo, perché qui non è più neanche un problema solo tattico e tecnico, è un problema proprio di ambiente. Diventa un problema di comunicazione con i tifosi, con la stampa, con la dirigenza. Ci vuole uno che quando va davanti alle telecamere ci ha scritto in fronte AS Roma 1927, sulla fronte, non sul cappellino, e che quando parla sa di cosa parla e in quali toni e modi deve dire le cose, perché parla come se parlasse con i tifosi che incontra magari quotidianamente per le strade di Roma quando parla della Roma. Quindi sa quello che è l'umore della piazza, l'umore reale, non quello che viene percepito dall'alto, dall'esterno, dai fricchi che dalla loro stanza dei bottoni guardano un monitor e dicono: guarda, ci hanno fatto uno striscione contro, che cosa ci sarà scritto? Traducete un po' che vuol dire, cosa intendono dire, ma perché sono incazzati? L'elettricità che c'è per le strade di Roma quando la Roma perde il lunedì mattina, io ho sempre detto, fermatevi al semaforo. Appoggiare al palo del semaforo e guardate le facce della gente che si ferma al semaforo, in macchina o sullo scooter. Sono incazzati come bestie. Cioè, è una negatività che percepisci a pelle, che si diffonde proprio nei bar, negli uffici, nelle scuole, capito? Questa cosa i fricchi non la capiscono, ma non la possono capire. Ranieri, o chi per lui, che vive a Roma e conosce a Roma, che ha giocato nella Roma, che ha allenato la Roma, che è. Lo capisce e quindi quando va davanti alle telecamere sa, capisce la difficoltà, la drammaticità a volte del momento e capisce che non si deve sorridere o ridere o fare battute in certi momenti, capisce qual è il tono di voce, qual è l'espressione, la postura, la gestualità adeguata a un certo tipo di momento, perché il tifoso quando è incazzato e perde e butta i soldi in partite che non sono neanche belle da vedere, diventa anche molto sensibile, molto vulnerabile, molto permaloso e si incaccia anche con grande facilità quando vede
un certo tipo di atteggiamento dei giocatori che giocano male, perdono, poi escono dal campo sorridendo, ridendo, abbracciando gli avversari, e li intervistano, e vabbè, ci dobbiamo allenare di più, dobbiamo impegnarci di più, la prossima partita andrà meglio. Non funziona così, perché è troppo facile prendere i milioni a fine anno e fare una bella vita, farsi le vacanze con la propria famiglia, con 3-4 figli, giocando a pallone, senza rispettare la gente che veramente rinuncia a comprarsi in parte scarpe per rinnovare l'abbonamento in curva o comunque per seguire anche la squadra in trasferta dove i costi aumentano, eccetera. Quindi il tifoso, che è il vero proprietario di questa squadra, merita un grandissimo rispetto. I Fricchin non ci stanno dando questo rispetto, con una sequela di errori che ho miliardi di volte evidenziato e motivato, che sono peraltro, mi sembra, abbastanza condivisi un po' da tutti quanti gli opinionisti. Quindi il momento è delicatissimo. Io sostengo la figura di Ranieri. Auguro a Juric di vincere 4-0 tutte le prossime partite. Ma sono anche consapevole che non ha un compito facile perché, ripeto, in questa squadra ci sono tante pippe. Se dovesse capitare qualche infortunio, come già uno è successo a Selemaker, a giocatori chiave di questa squadra, il suo compito diventerebbe quasi impossibile. Cioè, pensare di lottare per la Champions League, cioè, noi usciamo dalla lotta in Champions League a novembre, eh. Cioè, noi a metà novembre siamo fuori dalla lotta Champions League, ve lo dico prima. Sempre ricordando a tutti che bisogna riflettere su una cosa, che se la Roma, dopo 8 gare, mi pare che siano, è al decimo posto, che sono tutti incazzati, che siamo al decimo posto, con questo tipo di risultati già molto negativi. Guardate che senza Miles Vilar avevamo preso 3 gol a partita sempre. Io ve lo dico. Guardate che questo portiere ci sta salvando la faccia, non il culo, ci sta salvando la faccia con delle grandi parate che fa anche contro l'Inter. Perché tutti dicono: vabbè, ma in fondo il gol di Zaleski, cioè il gol l'ha provocato Zaleski sbagliando uno stop e Çelik che non ha inviato. Ma l'Inter non ha vinto 3-0 perché abbiamo un portiere che le piglia tutte, tutte le piglia. Per segnargli devi fare un tiro come ha fatto Lautaro Martinez, che è un portiere, non lo vede manco arrivare per la potenza che ha, ma le ha prese tutte. Lui nel finale fa una parata su il ragazzo olandese, non mi ricordo mai come si chiama. Avete capito quello, l'esterno olandese, non me lo ricordo proprio come si chiama, anche nel video precedente non me lo ricordavo. Difficilissima, molto difficile, ma complicatissima. Questo è un portiere che ci sta salvando dai 2 gol a partita in su. Quindi questo dato certifica i grandissimi problemi di questa squadra e che Dio ce lo conservi, perché con altro portiere, altro che Juric e De Rossi, qua avevamo già cambiato 4 allenatori all'ottava del campionato.